che abbiamo una pedagogia della catastrofe. Dobbiamo veramente ricevere le batoste per educarci un po'. Se riusciamo, se vogliamo imparare. Non so se tutti hanno imparato per catastrofe, molte volte no. No. Dire, ma no. Siamo in grado, cioè io dico, per la pedagogia della catastrofe, noi siamo fragilissimi, cioè dagli adulti ai bambini, sono fragilissimi, per cui noi abbiamo bisogno, tu dici, pedagogia della catastrofe, ma rischiamo di far saltare il sistema con un modello pedagogico rigido. Allora, io volevo fare una domanda, che pedagogia della catastrofe secondo me è inutile, nel senso, attivare una parte del cervello che ti porta all'ansia può essere utile se devi scappare da un leone, ma per quanto lo puoi fare? Per un breve periodo di tempo. Funzioniamo là dove facciamo cose che ci piacciono e là ci sono le risorse intrinseche di ognuno di noi. Quindi la mia domanda è: in tutto questo, sapendo che probabilmente moriremo tutti senza aver trovato una la soluzione a questa questione, con tranquillità, no? Con quella pace nello spirito, e probabilmente moriremo di altro che non sono neanche le questioni, o magari sì, proprio perché come sistema siamo squilibrati, quindi come specie umana c'è, cioè proprio il problema del come so io nella natura, quando la natura è, siamo anche noi. La domanda è: quali sono esperienze di gruppi di persone, piccole più o meno grandi, che in realtà hanno qualcosa di estraibile, replicabile no, perché sociologicamente credo sia impossibile, che però funziona già, nel senso che delle buone pratiche, è una retorica che non funziona, uno perché non sono replicabili così, non si replica il peggio, ma il meglio non si è mai replicabile, non è possibile, c'è la standardizzazione, come dire, quella che avviene sulla base dei modelli di sviluppo, sulla base del taylorismo, del fordismo, quello sta standardizzazione, non possiamo standardizzare le buone pratiche, non possiamo standardizzare la virtù, come fai? Se standardizziamo la sofferenza, quella sì che si può standardizzare. Il disastro nemmeno quello. È vero anche su questo, però il rapporto, come dire, dolore, malattia e benessere, tu sai che è molto complicato, ce lo racconta Canguilhem, eccetera. La malattia non è un'assenza di salute, il problema è che siamo tutti malati, il problema è che la salute invece è il miglioramento, un distacco a quella che è una condizione di disagio. Il problema del disagio, della paura, però, qual è? Che la paura diventa una risorsa mobilitante. Nella storia dell'umanità, ma soprattutto poi anche delle ultime, la paura è mobilitazione, la paura fa mobilitare, la paura ti mette, come dire, vai in piazza, la paura ti crea il razzismo, la paura come ti fa attaccare gli altri, la paura ti fa attaccare il negro, la paura ti fa attaccare gli zingari, la paura mobilita, quello è il problema, la paura, mobilita la paura. Cioè il problema è che chi è detentore della dinamica, dell'ontologia della paura, sono le destre, sono i fascisti. E il problema è che è difficile stogliergli quella che è una dimensione originaria del tema della paura. Ma le comunità della paura hanno, come dire, una potenza pazzesca. Dobbiamo sfidarli su questa cosa. Allora, rispetto alla paura dell'immigrato, perché non invece lavoriamo sulla paura del cambiamento climatico, sulla paura della crisi ecologica, sulla paura della perdita di biodiversità, sulla paura di perdita, come dire, no, degli orizzonti naturali? Perché no? Quella è la paura che dobbiamo sollevare, sulla quale mobilitare le persone. Ma date bene, i movimenti che si stanno creando sono solo di quella natura, sono solo basati sulla paura. Extinction Rebellion, Friday for Future, dicono ragazzi stiamo morendo, quelli si stanno mobilitando sulla paura. Hanno preso questa cosa, l'hanno piegata a quella che è la loro capacità di mobilitazione. Questo che bisogna capire, che noi possiamo sempre pensare alla gioia, ma che non c'è gioia davanti. Nella transizione non c'è gioia. Ci faremo la guerra civile, come quelli in Ucraina. Quello è il modello che dobbiamo prendere. Guarda, che allora, sono terrorizzato, ma è questo il modello al quale stiamo di fronte. Vabbè, scusate, mi ho zittiti, non so, noi siamo terrorizzati. Ma infatti è l'altro lato della medaglia, senza voler dare per forza una doppia roba binaria. È vero, la paura è quello che attiva di più, perché quello è una delle prime emozioni primarie che ci ha fatto evolvere. E questo nessuno lo nega. Attiva all'interno del cervello delle risorse che però non ti fanno dare un meccanismo di risposta e fuga o paralisi. A livello di pratica, quello che mi può portare Extinction Rebellion come concetto è sicuramente utile, però nella cura
dell'individuo, nella promozione della salute e del benessere, se attivo la paura, la gente non si muove con uno spirito positivo, tantomeno guarisce. E io questo ve ne parlo perché preparo persone sul percorsi chirurgici. Se io le faccio lavorare sulla paura, queste mi muoiono in sala operatoria. Beh, a me sono terrorizzato. Ma esatto, ma infatti è un po', è là il paradosso. Sto parlando di comunità della paura. Non sto parlando della paura a livello individuale. Se un individuale è più complicato. Tu sai benissimo che poi abbiamo sentimenti, emozioni che si possono condividere a livello sociale, che si condividono a livello individuale, che sono nostre proprie, che sono anche molto intime, eccetera. Allora noi dobbiamo ragionare un po' in questa dimensione qui, una dimensione collettiva. Allora, dentro la dimensione collettiva, il tema della paura, della preoccupazione, dell'ansia, eccetera, può non essere inibente, ma può essere mobilitante. Questa è la mia idea. Che si può fare? Lo hanno fatto, un sacco di movimenti hanno fatto leva su questa roba qua negli anni, e però purtroppo sono sempre stati segnati dal fatto che erano di destra, che erano autoritari e fascisti. Però si può fare. E poi è che attorno a questo, ovviamente, tu devi costruire le condizioni poi per una dimensione, per un principio di speranza. Perché il terrore che hai di qualcosa ti deve aprire una finestra di possibilità. Questa è la cosa che dobbiamo ragionare. Non è che è un modo di pensare banale, come il mio, come dire, che è specifico. No, è mio, penso come fa l'Homo sapiens. Ma i peggiori, noi siamo un po' più kantiani, un po' più razionalisti, eccetera. Io non sono un kantiano perché non mi piace, però penso che la dimensione materiale abbia in sé le risposte. E la dimensione materiale è anche la dimensione dei corpi che si muovono e che pensano. E il mondo del pensare non è immateriale, è materiale, perché è agganciato a un corpo che ha delle dimensioni fisiologiche, di funzionamenti. E la materia genera la propria risposta, crea, come dire, le proprie potenzialità. C'è bisogno di un soggetto che sappia cogliere la materia, che sia la natura, che è la biodiversità, che è l'energia, che è il cibo, eccetera, di cogliere questa potenza e di piegarla, come dire, una direzione di libertà o di uguaglianza, soprattutto di uguaglianza. Sì, però stai dicendo per qualcosa che ne valga la pena. Certo, ovvio. C'è bisogno di un orizzonte teologico. Stai però usando due parole che sono completamente fuoriuscite dal lessico politico. Uguaglianza e libertà. Certo, cioè il concetto di libertà ha una tradizione politica che non è quella della Meloni, non è questa. Però quella a cui ti riferisci tu è quasi, diciamo, è una battuta, rivoluzione francese. Poi purtroppo la libertà come termine anche è stato usato molto nella sua versione negativa, individualistica, ma la libertà individualista detiene la proprietà di condizionare la propria vita, la proprietà su questa libertà proprietaria, i diseredati, gli sfruttati, eccetera, proprio sono estromessi da questa libertà. Cioè, dipendente di noi, tra libertà negativa e libertà positiva. Libertà negativa è rispettare la libertà dell'altro, per cui tu puoi fare che cazzo che vuoi, io non ti devo rompere i maroni. È è l'idea di libertà proprietaria che c'è adesso, che lo Stato fa quello. Poi c'è invece la libertà positiva, che ci organizziamo per costruirci, come dire, collettivamente spazi di libertà e di fare delle cose insieme, di controllare le condizioni della propria vita, certo, di auto-organizzarci, di controllare la propria vita, eccetera. Quella è la libertà positiva. C'è però la libertà che è associata al comunismo, no? Comunque a forme di auto-organizzazione. Io invece sono, siccome io penso che l'unica possibilità di uscire fuori è quella di costruire comunità auto-organizzate ecocomuniste, ma questa è la strategia che dobbiamo fare. E questo dobbiamo fare, lavorare, come dire, su più piani, più fronti. La dimensione più materiale di quanto non sia adesso, meno astratta, meno legata alla visione hegeliana della storia. Ecco, appunto, fare così, iniziare, pensare, ridurre il lavoro notturno, ridurre i turni, cioè bisogna pensare a ridistribuire il lavoro, ridistribuire il reddito, chiudere, come dire, quelle che sono le strategie della disuguaglianza, metterci mano, avvicinare i redditi, non si può continuare ad andare avanti così. Quale domanda potremmo farci per proseguire la ricerca? Io così vorrei fare delle proposte operative, che potrebbero essere due. Uno, di supportare tutti quelli che si danno da fare sui temi ambientali, perché hanno assolutamente ragione, e che si tratti
di, come dire, cambiamento degli stili di vita, eccetera, che abbiamo capito che non, da soli non possono funzionare, di quelli che contestano il sistema, di quelli che invece dicono ma la politica dovrebbe intervenire di più, dobbiamo sostenerli tutti. Secondo, dobbiamo avere anche alcuni aspetti, come dire, un po' più operativi, mettiamolo così. Una è che dobbiamo ridurre l'orario di lavoro e il lavoro notturno. E questo dovrebbe essere un impegno, come dire, civico. Il secondo aspetto invece riguarda il tema dell'energia, della povertà energetica. Dobbiamo fare un comitato che inizi a ridursi i costi delle bollette, affidandosi anche a un avvocato, a un'associazione dei consumatori, dobbiamo ridurci le bollette. Basta, perché non si può andare avanti così. Autoriduzione. Bisogna ridurre il metabolismo sociale, bisogna rallentarlo. Bisogna smettere di andare in cerca di sostituire costantemente bene su bene, cose, comprare costantemente. Cioè, bisogna smetterla con questa che è la fast fashion, per esempio, dal punto di vista dei vestiti, ma dal punto di vista del cibo, dal punto di vista dei telefonini. Dobbiamo chiudere con questa dimensione qua. E c'è da dire, un'amministrazione locale cosciente dovrebbe fare questo lavoro qua. Dovrebbe mettere alcune regole.